Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio del gameplay. Allora, siamo con Federica e Kevin e il piccolo Francesco, che non sarà più così piccolo ancora per molto, ho sbagliato, perché come potete vedere fra un giorno diventa bambino, quindi in questo episodio, adesso è lunedì, quindi domani che è martedì abbiamo la conferma qui dal calendario, come vedete Francesco diventa bambino. E io volevo utilizzare questo ultimo episodio, anzi metà di questo episodio, per goderci ancora un po' il piccolo Francesco, perché fra il ristorante e cose varie ce lo siamo goduti a metà, diciamo che avremmo potuto godercelo di più. Inoltre, in questo episodio mi piacerebbe anche cominciare a guardarmi intorno per gli animali randagi che girano, tipo questo gattino, questa Mimì, che è malatissima, perché mi piacerebbe adottare un animale randagio. Devo ancora vedere se un cane, un gatto, però mi piacerebbe prenderlo randagio invece che prenderlo adulto o cucciolo dal telefono, insomma, come facevamo di solito. Quindi a questo episodio faremo questo e poi festeggeremo ovviamente quando arriva la notifica il piccolo Francesco, che al momento è super mega arci iper affamato. In più, non so perché, c'era, quando sono entrata in gioco, il ristorante era aperto da 13 ore, tipo, cioè, ma, what? Quindi in questo episodio appunto non andremo al ristorante, ci siamo stati la volta scorsa, ma facciamo come vi ho detto. Il ristorante non me la sento di tenerlo aperto senza che ci siamo noi, perché non sai mai come vanno le cose. Quindi, per il momento, o ci andiamo noi o non... resta chiuso, non si apre, insomma. Allora, mentre lui mangia le pappe, che ci spiaccica bene le mani dentro, perché sennò non siamo contenti. E questo bimbo si è già preso una copertina da solo. Copertina del video dove giocava nella neve. Allora, svegliamo anche Federica. E comunque loro due vanno a lavorare stasera, tutti e due, anzi lui dalle 15 alle 23, lei dalle 20 alle 2. E lei deve arrivare a livello 6 di alta cucina, quindi cerchiamo di fare il più possibile, diciamo. Perché non vedo? Eccolo qua, madonna, io sono proprio cieca patocca. Gli ho lasciato ancora i vestiti di quella volta che sono andati a Salvadorada, chissà, magari prima o poi li faremo tornare. Quindi ogni tanto si vestono così. Ah, lui sta venendo giù. Tesoro, cosa c'è? Amore del papà. Guarda come ci racconta le cose. No, che carini, sono proprio carinissimi. Vediamo se riesco a fargli una foto tipo così. Leggiamogli un libro, dai, finché la mamma mangia e poi la mettiamo a leggere. Alta cucina, cavolo, siamo appena all'inizio di alta cucina, no? Dai, passiamo un po' di tempo tutti insieme. Questi ultimi episodi sono sempre stati dedicati alla famiglia. Se ci pensate, anche l'episodio scorso che eravamo con Mattia e Beatrice. Vieni a sederti qua con loro? Ma tu lo puoi ascoltare? No, che non te ne frega una mazza della storia. Ok. Tu ti guardi la TV. Quindi proprio il problema si risolve. Cavolo, che tempo è previsto oggi? Pioggia, porca miseria. Eh sì, pioggia. Che volevo andare al parchetto qua, tipo quello che c'è qui.
tutti insieme, ma se piove, dove cavolo andiamo? Nada, nada. Al parchetto non si va, non oggi almeno. Allora, vieni a fare la pipì, visto che un po' ti scappa, quindi io risolverei il problema alla radice. E poi cambiati, dai. Siamo stanchi di vederti in versione mostriciattolo. Tu, Fede, prima di fare qualcosa con lui, vieni a fare la doccia. Dove va? Va a buttare via qualcosa, non so cosa. Non l'ho capito dal disegno. Allora, potresti venire a insegnare a parlargli. Ecco, vedete, manca poco, quindi domani verso tarda mattinata. Gli mostriamo le carte? Ah no, gli stiamo insegnando a parlare. Non gli stiamo insegnando i bisogni. Ogni tanto mi confondo. Niente, sto bambino non risponde. Allora, proviamo. Ecco, le schede didattiche. Porca miseria. Insegniamo gli animali. Ti va? Questo è un cagnolino, credo. Volevo la foto. Con te, con le cose per aria. Voglio vedere anch'io adesso che animali sono questi. Un orso! Aspettate che adesso entriamo, eh. No, non ci fa entrare. Se siamo fuori non possiamo fare più zoom. Una volpe. Volpe. Probabilmente in Simlish è una parola molto difficile. Bevanda deludente. Vuoi dire che anche al tuo stesso lavoro fai schifo? Lui poi a che livello è di mixologia? Quasi al 5. Allora io lui lo manderei onestamente qui a esercitarsi perché è indietro nella carriera rispetto a lei, avendo iniziato dopo, essendo anche più giovane di lei. Mattia, no, porta pazienza. Ci vediamo domani che ti invito per la festa di Francesco. Facciamo una piccola festicciola qui a casa, niente di esagerato barra complicato. No, 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 dai, non fare i piangiotti. Non fare i piangiotti. Di nuovo. Ah, cosa ho premuto? Ho premuto su di lei, manco me ne ero accorta. Perché dormivo. Ecco, niente, messo giù. Vabbè. E va via. Vabbè, signorino, vorrà dire che dovrai giocare da solo. Per un po'. Intanto, Fede, io e te, cosa dici se andiamo a fare un giretto? Allora, intanto ci cambiamo perché a quanto pare fuori è freschetto. Andiamo a fare un giretto e vedere se c'è un qualche animale in giro che ha bisogno. Qui cosa si vendono? Cibo per animali, giustamente. Però anche ordina del cibo. Tramezzino di Eglefino. C'è nessuno potrebbe aver bisogno. Insomma, qua passavano tutti prima, stanotte. Ecco, hanno preso paura prima ancora che io arrivassi.
Avete visto cosa c'è qua? La clinica. Noi ci abitiamo proprio dietro, nel lotto dietro. Questo albero è melo. Abbiamo anche questo parchetto dove potremmo andare. Il problema è che non c'è nessuno. Nessun animale che passa ora. Forse perché piove. Perché? Cioè, questa si lava ma deve giocare col cellulare. Vabbè. Adottiamo un piccione? Oddio, puzza pure! Vieni a seguire lo stormo, dai, mi diverto troppo con i piccioni. Oddio! Oddio, Sasha! Oddio! Vieni a presentarti! Mente volatile. E sta anche male. È tutta travestita, ma come sei vestita? Vai o no? Ti presenti? Poverina fame. Dai, chiudi sto ombrello. Cioè, sti ombrelli fanno più problemi che altro, secondo me. Presentazione amichevole. Ci piacciamo? Diamogli anche un dolcetto. No, forse non ci piacciamo. Però un dolcetto te lo posso dare. Poverina, voglio adottarla. Mi si smuove il cuore. Vediamo se riusciamo a farci amicizia. Poi è una gatta adulta, riusciremo a darle una vita migliore. Dai, il dolcetto del veterinario. Dolcetto del benessere! Ma non abbiamo più animali, quindi potremmo provare a darglielo a lei, magari la fa star meglio. Proviamo. È guarita! Ragazzi, è guarita! Oh, che bello, è guarita, ha funzionato! Tanto, ma io la voglio adottare adesso. Se la smetti di preoccuparti. No, poverina! È svenuta dal sonno! No! Aspettate, la voglio adottare! Prendi in braccio. Dalle un dolcetto, falla mangiare un po'. Sono diventate amiche. In teoria dovrei poterla adottare adesso, no? Teoria. Adotta, eccolo qua. Com'è che si chiama lei? Sasha. Sì, lasciamole il nome Sasha. Oh. Ma com'è vestita poi? Andiamo a casa, dai. Oh signore, lui doveva andare a lavorare, ancora non c'è andato. Ah, Dio, vieni qui. Non so dove sia la gatta. Ah, eccola qua. Ciao! Allora, al momento la lasciamo vestita così, vi giuro, mi fa troppo ridere. Fa un sacco ridere. Però, quando andiamo domani nel CAS per cambiare il look di Francesco quando diventa bambino, cambiamo, cioè gli leviamo anche quella cosa lì, perché obiettivamente è un po' difficile guardarla e stare seri.
Poi lei aveva fame, quindi chiamiamola a mangiare. Poverina. Dove è andata? A giocare, adesso aveva voglia di giocare. Va bene. Come mai lui è tutto arrabbiato? Ah, è tutto arrabbiato per delle buone ragioni. Più che buone, direi. Mi ha fatto troppa tenerezza, raga, quando l'ho vista. Ho dovuto adottarla. Così malata, con le sue. Con la sua. Non lo so, col suo travestimento. Così, lì, con la bava verde. E il travestimento da drago. Come fai a lasciarla lì? E spegnete sta lagna. Oh, cara. Finalmente. Sembra serena quasi, no? Come se si fosse tipo tolta un peso dallo stomaco, no? Finalmente non è più per strada. È a casa di qualcuno. Noi non la conosciamo ancora del tutto. Vediamo se vediamo i suoi tratti. No, sappiamo solo che è viziata. È ghiottona, quanto diceva la notifica che era uscita. Vieni qua a imparare a conoscerla, anche perché fra un'oretta tu vai. Oh signore, questa qua è già in calore. Riusciamo a imparare a conoscerla un pochettino? Eccolo qua. Predatrice dovrebbe essere viziata, predatrice ghiottona da quello che ho capito io dalla notifica prima. E in calore, fra le varie cose. Ma miau! Ah, devi andare a lavorare, Federica, vai, dai. Per quei 3 giorni alla settimana che lavori. Ah, là, lui si è messo. Vabbè, prima mi ha fatto il disastro in giro per casa. Beh, tanto lui adesso va all'asilo, così non devo pagare una babysitter incompetente, che me lo trascuri. E resta a casa lei da sola. Poi dobbiamo farle anche la foto, però le volevo togliere sta roba di dosso, se permettete. Oh, che bello dormire su un divano, vero? Al caldo in una casa notte. Allora, ok, Kevin è tornato e c'è il piccolo Francesco da lavare, avevo visto. Facciamo un bel bagno con la schiuma. Mi ha tipo sozzato la casa. Ah sì, qua stava. Quando sono entrata nella partita stava, c'era Kevin che stava cucinando. E siccome era in ritardo mega galattico per andare a lavorare, gli ho fatto fermare tutto. Io ho detto, oh. Gli ho proprio detto così. Assumiamo la donna delle pulizie. Abbiamo un sacco di soldi, non l'abbiamo ancora assunta. No, non andarmi a far casino di sopra. Che almeno mi pulisce lei tutto sto casino, perché farà una storia quell'altra. Sasha, dove vai? Vabbè, giustamente. Oh, bene, sono già diventati amici. Sembra un'amicia piuttosto facile con cui fare amicizia, no? Guardate che casa onta. Vabbè, tanto domani viene qualcuno a sistemarcela. Ah, beh, che bello, mi fa le unghie, si fa le unghie sulle sedie fuori. Ah, proprio va, ci va pesante? Ci va giù pesante? Incoraggiante. Va bene, allora andiamo a letto. Federica, poverina, che è stanchissima. Grazie.
E adesso viene anche Kevin. E aspettiamo che si sveglino. Nel frattempo Sasha si sta impadronendo di tutta la casa. Si è anche già impadronita di questo divano, perché mi sembra giusto. È sempre la cosa giusta da fare. Allora, tu svegliati, fai la pipì. No, non dirmi che l'ultima roba. Ah, oh, non c'è più nulla. Federaica. Federaica. Vieni a servirmi il toast francese. Federaica. Nuovo nome. E tu cerca di portare pazienza. Chi è che l'ha distrutta? Dai, papà, vieni su a ripararla. Dobbiamo assolutamente. No, no, l'abbiamo già fatta una. Fare una foto, dicevo a Francesco mentre era bebè, ma ce n'è già una. Poi è difficile fargli le foto ai bebè. Quindi va bene. Abbiamo. Ecco. Abbiamo una traccia, abbiamo una prova che lui sia esistito effettivamente. Allora, facciamo severo. Sgridalo e poi andiamo a fare la pipì. Già là sopra lei, appollaiata, sembra più un pappagallo. Guardatela, i colori che ha. Dovrò portarla dal veterinario a sterilizzare, ma c'è sempre quel cacchio di bug per la sterilizzazione, mannaggia l'universo, che è una roba enorme proprio. Non mi ricordo neanche come si chiama la razza, quella con la coda così. Lo vedremo nell'inventario, quando cambiamo il look a Francesco. Sta imitando Sasha? Cosa vuol dire? Non lo so e non lo scopriremo a quanto pare. Cos'è? Fai finta anche tu di essere un gatto pappagallo? Un pappagatto? Un gatto gallo? Piove ancora. Niente festa fuori allora. Direi proprio di no. E lui è flirtante perché sta guardando un programma romantico? Sì, addirittura. È buona la papa della mamma. Eccolo qua la notifica. Allora, organizziamo la festa. Aggiungi un evento. Festa di compleanno. Magari la facciamo quando i ragazzi hanno finito scuola. Parlo dei cugini. Ma lei non conosceva anche, scusatemi, eh. Lei conosceva anche Grace? Sì, perché non la puoi invitare? Boh, a sto punto proprio boh. Allora, dicevamo, festeggiato, Francesco, ospite loro, poi Grace la chiamerò al telefono e la facciamo qua, residenza Mancini alle 16, così loro che vanno a scuola riescono a finire. Qua riusciamo a far venire la donna delle pulizie a farci pulire casa. Eccola qua che sta arrivando, infatti. Almeno la casa non è un macello. La spazzoliamo attraverso la tuttina qua. Brava, vestiti. No, ci vediamo più tardi, dai, no, non essere pressante. Allora,
Il festeggiato lo mandiamo a dormire in modo che possa essere sveglio e attivo durante la sua stessa festa, perché sennò stiamo freschi. Tu potresti lavorare, esercitarti a fare le bevande in modo che migliori un po'. Tu vuoi giocare? No, la vuoi mettere via. Ok. Queste idee di mettere in ordine, così, totalmente casuale. Sasha è predatrice, le piace uscire e seguire altre creature più piccole. Ah, questa prende e va. Beh no, mi porterà i cadaveri degli uccelli in casa. Bolletta, sempre le belle notizie. Paghiamola subito, per carità, finché ci ricordiamo. Mattia, mamma mia, Mattia, se vediamo fra 4 ore, non sai che stiamo lontani 10 anni. Allora, prepariamo un pasto da gourmet. Sono altre torte oltre a quelle qua da gourmet. Tirami su, però non mi pare ci si possa mettere le candeline più che altro. No, allora andiamo qua. Possiamo fare la torta hamburger, visto che è un bambino. Ci sta tutta, secondo me. Oh, signore, questa puzza! Come si fa adesso? Me l'avevate anche detto. No, ma fai jogging. Spazzolandola? O va via da sola? Cos'è che mi dicevate? Probabilmente tutte e due. Riditemelo per favore, come si fa? Come si fa a cavare la puzza, il cosino verde dal gatto? Che puzza veramente in una maniera. In una maniera disgustosa, letteralmente, eh? Eccola la torta, aggiungiamo le candeline così. La mettiamo qua. Così è già pronta. Vabbè, oh signore. Cioè uno pensa che tipo questo cespuglio sia dotato di vita propria? Più o meno lo è. Che monella. Ah, vabbè, me lo pulisce lei. Pensavo fosse già andata via. Allora. Doccia veloce. Tu svegliati, vieni a fare la pipì, così siamo pronti per quando arrivano gli altri, sì, quelle 3 persone che abbiamo invitato, insomma, pur sempre i nostri ospiti, eh? Fai doccia veloce anche tu. Ok, la festa dovrebbe iniziare, sì. Allora adesso io chiamo Grace e le dico di venire, visto che non sono riuscita ad invitarla. Per un chissà quale motivo poi. Allora, qui cambiamo la stazione e mettiamo musica per bambini, qualcosa del genere. Radio bambini. Allora, facciamo già un gruppo, scusatemi, ma è più facile muoversi. Quando arriva Grace aggiungiamo anche lei. Beatrice a quanto pare non la conosce mai, quindi come vedete anche Grace. Ogni volta sempre la stessa storia. Cioè è tua nipote poi.
Aggiungi al gruppo. Veniamo tutti qua, che almeno riusciamo a parlare. Ciao Jacopo. Io non posso parlare con Jacopo. Però posso parlare col papà. Saluta Jacopo, dai, vieni ad abbracciarlo. Dai, vieni anche da lei. E dopo anche tuo fratello, ovviamente. Anche Kevin qua non conosce nessuno, com'è possibile? Dubito che questa sia radio bambini, eh. Radio è? Oh. Carino però. Musica alternativa. Io approfitterei che sono tutti qua per festeggiarlo, per farlo passare di età. Olè, anche lui è cresciuto, ragazzi, è un bambino adesso. Cosa gli mettiamo? Possiamo mettergli in motoria. Tanto, ispirazione da bambino. E da adulto, insomma, per i tratti futuri. Lo mettiamo. Malvagio, dai, cambiamo un po'. Allora, prima cosa che facciamo subitissimo è cambiargli il look, in modo che sia presentabile come sempre. Quindi andiamo. Allora, lui è Francesco, con i suoi abiti quotidiani, formali, sportivi, da notte, da festa, costume da bagno, abiti per il caldo e abiti per il freddo. Mentre lei è Sasha. Come vedete, non ha un nome questa razza. Però a me sembra un po' uno Sphinx, se avete presente quelli completamente senza pelo, perché ha le classiche rughette, il muso ci somiglia tanto, ma deve essere tipo ricolorata, perché ha le stesse rughette, quindi è una Sphinx con la tinta, non lo so. Comunque le ho messo qua un collarino e basta, possiamo tornare alla festa. Allora, uscendo dalla modalità dal caso, mi è stato chiesto di inserire la razza di Sasha. Quindi io ho inserito Sphinx, come vi avevo detto. Non so se posso farvelo vedere da qualche parte. No, vabbè, comunque ho inserito Sphinx, che si scrive SPHYNX, perché alla fine a me pare quello, cioè mi sembra proprio uno Sphinx, è uguale. Allora, andiamo. Vabbè, intanto possiamo mangiare la torta, mannaggia. Mangiamo tutti la torta. Dovremmo riuscire a starci tutti. Federica, c'è posto anche per te? Niente, lei preferisce fare la pipì. Allora, facciamo amicizia con nostra cugina? Visto che ha più o meno la nostra età, almeno magari forse possiamo giocarci un po'. Magari poi la vediamo a scuola, che ne so. Ok, racconta una barzelletta sui cartoni animati. Ah, mi sa che è stato Jacopo ad alzare il volume, perché se vi ricordate nello scorso episodio che siamo stati con loro, è entrato nella fase dove alza il volume di qualunque cosa. Beccato.
Not fun day. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Ya, ya, ya. No, ho sbagliato, scusate. E... impariamo a conoscerla. Tanto poi, tempo 5 minuti. Beh, cugini, forse no. Secondo me sì. Si dimenticheranno l'uno l'esistenza dell'altro, quindi... volevo fare anche una foto a... alla ciccina qui, se ci riesco. Sì, magari... no, magari no, non così. In un momento migliore, magari. Dov'è adesso? Niente, ha paura. Ah, questa non è brutta come foto. Allora, aspettate che cerco di... ok. Ne facciamo parecchie per il discorso della tomba. So che adesso io sembra che la chiami, però insomma mi piacerebbe che tutti avessero le foto. Cosmo mi piange ancora al cuore, però purtroppo... Allora, quella da 8 la teniamo in casa, quella da 7 la mettiamo nell'inventario della famiglia. Allora, la metto nell'inventario... alla fine di questo episodio, cioè fra poco, che sostituisco il letto di Francesco, magari metto delle lettiere un po' meglio, quelle che ciun, 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 bruciano la cacca così, sposto questa nell'inventario della famiglia, questa la ingrandisco e la sposto, magari la metto qua o di sopra o non lo so, la ingrandisco comunque, però ormai non vale la pena farlo adesso, siamo alla fine dell'episodio, quindi lo faccio dopo. Nel frattempo lui è andato in camera sua che... ah, oh, è riparata a tre quarti! Che giuro di sistemarti. Adesso te la sistemo. Appena finito qui. Sai cosa potresti fare tu? Finché mi ricordo, siccome qua c'è il cesto pieno, vieni a farmi partire la lavatrice. Così poi possiamo... ah, sono addirittura... eh beh sì, effettivamente il cesto era pieno. Così possiamo salutare un ragazzo responsabile. È stanco, poverino. Va bene ragazzi, io vi lascio qua per questo episodio. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!